Andiamo in diretta a Frascati per la 10ª edizione della Notte Europea della Ricerca. Per noi c'è Matteo Parlato. Matteo, buonasera. Buonasera, vi presento subito il nostro ospite che è il presidente di questa 10ª edizione, intanto tanti auguri, 10 anni, Giovanni Mazzitelli dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Allora, vedo alle nostre spalle, spero si allontani così faccio vedere, che a parte con tutti questi ragazzi che sono venuti insieme a noi, c'è il saper mercato, dopo il supermercato e l'ipermercato il saper mercato. Che cos'è? Allora, questo nel decennale della Notte Europea dei Ricercatori abbiamo voluto avere come tema la sostenibilità e l'idea di recuperare qui il mercato coperto di Frascati, che era dismesso da alcuni anni, con un'attività di scientifica cercando di mettere dentro materiali recuperati e recuperabili, quindi tutto quanto è fatto in modo sostenibile, e di portare avanti questo concetto della sostenibilità anche negli eventi che abbiamo realizzato dentro, gli eventi scientifici che abbiamo realizzato dentro il nostro mercato coperto. In questi 10 anni di attività voi avete cercato di portare il laboratorio fuori dalle università, di farvi conoscere, diciamo, dalla gente, dai non addetti ai lavori, è così? Sì, non solo, in realtà lo spirito di questa manifestazione è anche quello di portare i ricercatori a comunicare con il largo pubblico, che è una cosa fondamentale, perché troppo spesso noi appariamo un po' come, non so, sacerdoti dentro templi inaccessibili, quindi farci uscire fuori da questi laboratori è importante. Allora, noi continueremo a fare i nostri giri nei laboratori per strada e ci sentiamo nei prossimi collegamenti. Linea a Roma. Okay. Sì, e dunque grazie al professor Mazzitelli. Ora linea. A Frascati è in corso la 10ª edizione della Notte Europea della Ricerca. Per noi c'è Matteo Parlato. Torniamo da te allora, Matteo. Eccoci, intanto vi presento la nostra ospite, Laura Bruno, biologa, Università di Tor Vergata. Ma prima di parlare di biologia vorrei farvi vedere questa struttura che prima era un mercato. Forse riuscite a vedere il cartello che indica frutta e verdure. Accanto ci sta la fisica, la statistica, la chimica, la genetica. E invece noi abbiamo in 3D e live la biologia, e lei si occupa di quella cosa un po' viscidina che noi incontriamo di solito quando andiamo al mare, che chiamiamo genericamente alghe, giusto? Ma insomma, noi ricercatrici del laboratorio di biologia delle alghe non le riteniamo così, ma riteniamo le microalghe cianobatteri particolarmente utili perché possono avere applicazioni biotecnologiche. Ci faccia degli esempi concreti di queste applicazioni. Beh, per esempio possiamo ripulire le acque, non so, acque reflui domestici che sono ricchi di azoto e fosforo, detersivi per esempio, e queste microalghe utilizzano questi elementi per mangiare, per crescere, quindi io ripulisco l'acqua. E non solo, ho un altro vantaggio perché posso prendere queste alghe che hanno mangiato i nutrienti e estrarci... Il nutriente sarebbe il detersivo. Il detersivo, sì, va bene, e posso ricavarne biodiesel. Far camminare la mia auto con quello che ho ricavato dalle alghe. E poi un altro vantaggio, ricordiamoci che per fare biodiesel utilizzano un'anidride carbonica e quindi ci aiutano anche nell'inquinamento, quindi dell'aria e dell'acqua, sono decisamente vantaggiose, direi. Senta, io sono sicuramente impreparato in biologia, ma io a casa mia mi si diceva sempre di tenere il sapone lontano dalle piante perché le ammazzo, invece le alghe se lo mangiano? Sì, le alghe se ne mangiano perché questi organismi utilizzano la luce del sole, l'anidride carbonica e questi piccoli nutrienti, appunto azoto e fosforo, il detersivo è ricco di fosforo, per crescere, fanno biomassa, crescono e producono anche lipidi che possono essere... No, lipidi che sono? Lipidi sono i grassi che si usano per trasformarli in biodiesel e quindi possiamo far camminare l'auto, gli aeroplani, è già stato fatto, con le nostre alghe che hanno ripulito l'acqua e l'ambiente. Quindi abbiamo imparato qualcosa di nuovo sulle alghe e la prossima volta che ci daranno fastidio in mare potremo guardarle con occhio più benevolo. Noi continuiamo il nostro giro e ci sentiamo più tardi. Grazie Matteo e grazie anche alla tua ospite. Noi della linea di nuovo Matteo Parlato da Frascati, dove è in corso la 10ª edizione della Notte Europea della Ricerca. Matteo? Eccoci, guardate, voglio far vedere una cosa, se riusciamo a entrare qui dentro questo mercato, ci stanno tutti questi bambini e gli stanno facendo delle dimostrazioni con l'azoto liquido. L'azoto liquido, a che sappia io, veniva usato negli ospedali per, diciamo, per le verruche, insomma l'azoto liquido brucia. Guardate che fanno, è veramente, io lo trovo spettacolare. Guarda,
vedete come ci giocano, come fanno, e guardate i bambini come partecipano. E ora vediamo se, cioè, come riescono a proprio, guardate come sono coinvolti tutti i bambini. E ora vediamo se rifà l'esperimento che ha fatto prima, perché prima ha fatto una cosa che io mi sono veramente preoccupato. Guarda. Sta spiegando che a meno 50 gradi, questa che loro chiamano aria liquida, sono gli scienziati, sanno meglio. E insomma, vedete. Insomma, gli fanno giocare con l'azoto liquido. Ora io sono veramente molto stupito, perché io personalmente avrei paura, invece vedo che questi bambini affrontano la cosa veramente con un gioco e senza nessun timore. Ora noi continueremo a fare le nostre piccole scoperte e ci sentiamo più tardi. Linea a Roma. Sì, mi raccomando, insomma, davanti a quelle pozioni magiche, Matteo, non esagerare, eh? Allora, e ci spostiamo a Frascati, alle porte di Roma, dove si è svolta la 10ª edizione della Notte Europea della Ricerca, un'iniziativa che si svolge ogni anno in circa 300 città del continente e che raccoglie attorno a tematiche scientifiche più di 1 milione di persone. Matteo ha parlato, ha intervistato Riccardo Faccini dell'Università La Sapienza. Vediamo il servizio, poi uno sguardo al meteo, le notizie tornano alle 7. Eccoci, siamo sempre a Frascati, vi presento il nostro ospite che è il professore Riccardo Faccini, Università della Sapienza. Lui ha portato qui una ricerca che è partita dalle particelle elementari, è arrivata alle camere operatorie, ce la spiega? Sì, certo, io vengo dal mondo della fisica delle particelle elementari, dei grandi esperimenti, ricerca del bosone di Higgs e ho realizzato, come molti appunto nel settore a partire dall'INFN, che ci sono molte applicazioni nel mondo reale, in particolare nella medicina, che si possono fare utilizzando le particelle elementari. Per fare un esempio, il progetto che noi stiamo portando avanti e andando in sala operatoria a fare i primi test tra poco è quello di tentare un nuovo modo per aiutare i chirurghi a trovare i residui tumorali, per evitare quindi di lasciare durante un'operazione chirurgica dei residui di tumore durante l'operazione stessa. Per fare questo facciamo in modo che la particella di eventuale tumore lasciato effettivamente sia rivelabile dal chirurgo ascoltando o con una sonda che è in grado di vedere se ci sta della radiazione, delle particelle che irraggiano o non irraggiano. Si passa dalla ricerca pura all'applicazione della ricerca. Esatto, la cosa bella è che cambiando area magari uno ha quelle idee che per noi sono anche semplici, ma che magari non è venuto in mente a gente di altra area. Cioè, per esempio, nella fattispecie la chirurgia radioguidata esisteva con un particolare tipo di radiazione che era quella che già era usata per i pazienti in fase non operatoria. Passare in fase operatoria per noi è venuta naturale cambiare radiazione, cambiare tipo di radiazione perché ci sembrava ovvio, mentre nel settore in cui andiamo no. Quindi è carino passare da un settore a un altro, anche con tutte le fatiche che esso comporta, perché magari riesce a portare un'idea che a te sembra semplice. I vantaggi dell'interdisciplinarietà, quindi. Come vedete, qui continuiamo a imparare cose nuove, ora vi restituiamo la linea e ci sentiamo più avanti con le nuove scoperte che troviamo qua a Frascati. A voi la linea.